presidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio. Lo vediamo sul palco. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere dei nostri, Smeriglio. Meglio una domanda prima di lasciare, si mette al centro così, una domanda prima di lasciarle campo libero. Abbiamo sentito più volte la parola esperienza stamattina. Quanto è importante? Quanto è importante? Facciamo sedere, dai, così lo... Ah, meglio, sì. Mettiamo meglio in mezzo. Quanto è importante la parola esperienza, e lo dico più volte volutamente, in questo contesto di amministratori locali, da realtà più piccola a realtà più grande, in una fase in cui chi non ha mai amministrato nemmeno un condominio, insomma, questa è una verità, si ripromette di andare a ridiscutere di cambiare i trattati europei. Intanto grazie dell'invito, perché penso che è una mattinata importante, perché nel paese secondo me esistono un sacco di risorse, di competenze, di persone irregolari che fanno fatica a stare nel quadro che accennavi, cioè da un lato l'improvvisazione del quadro, diciamo così, per semplificare, nazional populista che sta venendo avanti, e dall'altro, perché poi i voli dovevano essere quattro, poi tre, poi sono diventati due e poi non sappiamo dove finirà questa discussione. E io invece penso che in giro per il paese è pieno di gente che fa un sacco di cose belle, positive, che prova a difendere il proprio territorio, a costruire un altro modello di sviluppo, però queste persone non fanno parte, diciamo, della discussione mainstream, quella che costruisce gruppi dirigenti in società per azioni, in società che vendono immobili, nel casting televisivo, così si costruisce il gruppo dirigente. Quello va bene in televisione e quindi diventa gruppo dirigente del paese o delle forze politiche che costruiscono la propria selezione. Io sono molto, molto affezionato alla dimensione del territorio, ma non una lettura provinciale. Io penso che ogni volta che ritornano i temi come sovranità, nazione, gli europei dovrebbero essere preoccupati, perché l'Europa è stato un terreno di battaglia e di sangue per 2000 anni a partire da questa concezione. Noi abbiamo costruito uno spazio comune, che è quello europeo, e io sono qui anche per questo, perché ritrovo questa prospettiva, che così com'è ovviamente non ci piace, perché è quello delle compatibilità, certo, delle tecnocrazie e di alcuni stati nazionali che utilizzano le tecnocrazie. Questo spazio ha costruito l'onda, la rabbia di chi sta fuori dalle compatibilità, perché non è che possiamo dimenticarci gli errori di 20 anni di politiche delle compatibilità che hanno determinato questa situazione, e oggi c'è la rabbia, il rancore, l'odio che bussa alla porta e che si fa classe dirigente. L'Italia non somiglia più alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania, somiglia terribilmente all'Ungheria, alla Polonia, cioè a quei paesi dove anche la dimensione democratica è diventata una variabile indipendente, non è così importante. Quindi come si fa oggi, cioè domani, da domani, opposizione ad un governo che sta per nascere? Perché sono in molti a dire ci mettiamo lì in riva al fiume, facciamoli governare, vediamo che cosa saranno capaci di fare, basta questo oppure c'è? Ma certo che non basta, perché non è un risico, non è un videogioco, non è una simulazione, dentro ci sono le persone, cioè quel governo governerà sulle persone. E se, come penso, molte cose della propaganda elettorale non verranno fatte, ne verranno fatte altre che costano meno, per esempio i capri espiatori costano zero, costano poco, per esempio mettere l'accento su una forma di welfare razziale, perché di questo noi parleremo nei prossimi mesi, che ha un grandissimo valore e consenso elettorale, perché se tu dici quel poco che c'è va agli italiani, questa roba chiaramente piace,
Quindi in questo senso penso che i diritti civili, la democrazia, la partecipazione, le autonomie, il welfare saranno sotto una sotto attacco sostanzialmente, perché trovano da una parte un consenso a buon mercato e dall'altro un blocco, quello che sta per andare al governo, che questo può farlo, mentre secondo me con più difficoltà, perché le risorse sono quelle che sono e perché poi le compatibilità esistono per davvero, farà più fatica. Quindi avremo di fronte dei mesi molto molto complicati, secondo me. Io lo dico proprio sinceramente, a me immaginare Matteo Salvini al Ministero degli Interni a me fa paura, non so come dirlo, fa paura per i miei figli quando troveranno a discutere un'autogestione nelle loro scuole, fa paura ogni volta che ci sarà da interpretare il rapporto tra legalità e giustizia. Quindi secondo me noi avremo di fronte una situazione difficile per il nostro paese, che a me ricorda più appunto la Polonia, che fa le leggi in cui pure se parli delle responsabilità polacche sulla Shoah viene inquisito pure se stai in Italia. Questo ricorda alcune cose che accadono in Ungheria e appunto anche in altri paesi dell'Unione Europea, che vengono spazzati da questo vento per gli errori. Però non è una meteora, non è una roba che arriva da Marte, per gli errori della classe politica progressista anche, certo, degli ultimi 20 anni. Da dove si può ricominciare? Io penso da qui, dal territorio, dalla solidità di un rapporto tra dimensione europea e le città e i cittadini. In fondo poi questa è la caratteristica dell'Europa, è anche la caratteristica del nostro paese. Persino l'impero romano era un impero di municipi a forte dimensione autonoma, persino la dimensione tanto bistrattata del nostro Medioevo è una straordinaria vicenda di autonomie e di comuni e di città che hanno prodotto il meglio, così come nel Rinascimento, così come una parte del dibattito sull'unità nazionale federata e federalista che non si è sviluppato dentro la dimensione nazionale. Io penso che c'è tanto in questa discussione che ha a che fare col modello di sviluppo, il territorio, la cura, il paesaggio, i beni comuni, l'acqua, la bellezza. Questo non te lo insegna chi sta tutti i giorni in televisione sulla battuta confusa del giorno, ma chi sta sul territorio, i sindaci, gli amministratori, le associazioni ambientaliste, quelle dei diritti civili e sociali, loro possono insegnarcelo. Io penso che dentro questa vicenda che Alessio e Damiano, il sindaco Pizzarotti, stanno provando a costruire e a dialogare con tante altre storie irregolari come la mia o tanti altri, io penso che c'è un pezzo di speranza e di verità. Oggi pomeriggio sempre qui si farà un dibattito con due irregolari che hanno vinto le primarie in due municipi di Roma, 500.000 persone, quindi sì, sarà un'elezione importante di medio termine, diciamo così, per la Ragise, per dimostrare che è possibile uscire dal dibattito tra il PD così com'è o chi sta nel PD e i nazionalpopulisti. Io penso che c'è altro e che noi dobbiamo arare un campo diverso a partire anche proprio da un'altra cultura politica. Grazie. Grazie a te, Presidente, grazie a Massimiliano Meriglio, grazie di cuore.